Gli annunciati lavori di manutenzione straordinaria che riguardano la funicolare di Chiaia, che collega il Vomero con l'omonima zona, sono l'oggetto della raccolta firme portata avanti dal coordinamento di associazioni Insieme per Napoli, che in virtù della situazione economica di sofferenza dell'azienda napoletana Mobilità teme la possibilità che la manutenzione non parta e che la chiusura possa diventare più lunga del previsto. Ben oltre 10.000 i passeggeri giornalieri della tratta, che raccoglie anche un grande afflusso di turisti. La soluzione sarebbe quella di un rinvio di almeno un anno, per giugno 2019, previa autorizzazione di sicurezza, per consentire, mediante un finanziamento diretto della linea, la necessaria copertura economica. Ascoltiamo Enzo Perrotta del centro commerciale Vomero Arenella, aderente a Insieme per Napoli. Insieme a noi oggi ci sono 50 associazioni nel coordinamento Insieme per Napoli di cui noi facciamo parte e stiamo lavorando affinché si raccolgano queste firme per motivare uno slittamento dei lavori, ovviamente gestito dall'USTIF, che è l'ente che praticamente regola e garantisce la sicurezza dell'impianto, e si faccia in modo che praticamente si possa gestire l'impianto almeno per un anno per recuperare i 6 milioni di fondi che servono per fare la manutenzione straordinaria. La cosa assurda è che il comune in questo momento non ha fatto nulla e solo i cittadini e gli utenti si stanno preoccupando di questa cosa. È bene ricordare che ci sono 13.000 persone che tutti i giorni utilizzano la funicolare di Chiaia. La funicolare di Chiaia, a differenza della centrale e di quella di Montesanto, non può essere sostituita da altri mezzi. Questo è fondamentale. L'unica variante può essere di trasporto, può essere il 128 o il mezzo privato. Quindi significa automaticamente stare per strada senza avere la possibilità di gestirsi le proprie problematiche di trasporto. Teniamo presente che è molto utilizzata dai dipendenti dei commercianti, è molto utilizzata dagli impiegati, è molto utilizzata dagli scolari.